È stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale una mozione affinché gli OSS presenti nella graduatoria ESTAR siano assunti al più presto. La mozione impegna la Giunta regionale ad attivarsi nei confronti del governo perché vengano assunti specifici provvedimenti per consentire la proroga della scadenza, aprile 2024, della graduatoria relativa al concorso per l'assunzione di operatori sociosanitari e di limitare al massimo il ricorso al lavoro interinale. È stato importante trovare un accordo tra i gruppi politici su un tema così importante. Ma è una battaglia che nasce dal territorio. Io per primo ho avuto la forza di chiedere all'Aula in questa seduta di mettere in votazione questo atto. Tanto se ne parlava, associazioni, sindacati sollevavano la questione, operatori stessi. C'è un'attesa incredibile di OSS di assunzione. Quasi 2.000 persone in graduatoria da più di un anno non vengono assunte, fra un anno scadrebbe la graduatoria. Quindi io ho chiesto come capogruppo di Italia Viva di poter inserire in votazione nella seduta odierna questo atto. Poi c'è stata la condivisione di tutti i gruppi consiliari, questo è positivo quando si trova un punto di convergenza su un testo così importante. Sono diventate idonee e idonei in graduatoria rispetto a un concorso che hanno fatto e quindi hanno una legittima aspettativa che noi con l'atto di oggi chiediamo appunto possa essere rappresentata dalle aziende sanitarie che saranno chiamate a questo punto ad assumerle nello stesso tempo, una graduatoria che può allungarsi nei tempi per consentire loro di essere assunte in maniera graduale, ma comunque partendo già dalle prossime settimane. Beh, siamo riusciti a convergere su un testo unitario che prevede due punti cardine. Il primo è sicuramente quello di dare un mandato forte all'assessore e alla giunta affinché si impegni nei confronti del governo per allungare il periodo di validità delle graduatorie che è stato ridotto a 2 anni e che invece deve essere ripristinato nella sua valenza originaria di almeno 3 anni, perché questo consente ovviamente una programmazione più lunga, più diluita, soprattutto anche di ammortizzare e di poter utilizzare strumenti come le graduatorie, appunto, che, per le quali insomma, vengono impiegate anche molte risorse per l'espletamento dei concorsi. Secondo principio è quello di procedere con l'utilizzo della graduatoria per tutti i fabbisogni assunzionali, quindi che siano a tempo determinato o indeterminato, attingendo alla validità, a quella validamente in essere, evitando il ricorso a forme di lavoro interinale, cercando appunto di assumere più personale possibile. Dopodiché c'è un punto da chiarire, ovvero che tutto questo lavoro, che peraltro vede già l'assessore Bezzini impegnato nella proposta di un emendamento a Roma, però deve avere di fondo un obiettivo, che è quello del miglior servizio sanitario pubblico universalistico da offrire al cittadino. C'è una graduatoria della Regione Toscana all'interno della quale ci sono 2.000 persone. Nonostante questa graduatoria ancora in essere, la Regione Toscana prende dalle agenzie interinali anche per fare lavori continuativi persone. Noi chiediamo, e su questo il Consiglio si è espresso unanimemente, quindi siamo molto soddisfatti di questo, che si attinga dalla graduatoria aperta della Regione Toscana, che si eviti il più possibile invece di ricorrere al lavoro interinale, perlomeno soltanto nei limiti di legge, quindi non si può coprire un posto in maniera continuativa saltellando da un lavoro interinale a quell'altro. Noi soprattutto abbiamo chiesto con forza che i 2.000 OSS in graduatoria vengano tutti assunti da parte della Regione Toscana, perché il Servizio Sanitario Regionale ha bisogno in questo momento di 2.000 OSS. Per la professionalità raggiunta da questa figura professionale si creerebbe un sistema sanitario più moderno, più efficace, più efficiente. Quindi c'è bisogno di assumere tutti i 2.000 OSS entro aprile 2024 per metterli nei pronto soccorso, per metterli nei corsie degli ospedali, per metterli sul territorio, per metterli nel domicilio delle persone ammalate. Un po' tutti i gruppi hanno messo la loro attenzione su questa questione. Noi in particolare avevamo firmato quella di Italia Viva, proprio anche per questo dimostra la trasversalità del problema. Però poi abbiamo voluto fare una nostra mozione perché abbiamo individuato che non c'è soltanto gli OSS che hanno in scadenza questa, diciamo, graduatoria, ma ci sono altre 25 forme di operatori sanitari che vanno dai tecnici di laboratorio a altri tipi di infermieri, e quindi credo che focalizzare l'attenzione su questa cosa sia importante. Naturalmente non si può pensare di andare avanti a forza di proroghe
di lavoro interinale o di lavoro somministrato, quindi non in maniera attingendo dalle graduatorie, perché noi potremmo prorogarla sine die, ma se non si prende da queste graduatorie inevitabilmente rimane lettera morta. Quindi è anche un appello alle ASL perché attingano da queste graduatorie. Sì, alla fine è stato raggiunto un accordo fra le varie forze politiche che avevano presentate tutte più o meno una stessa mozione, è stato chiesto di fare un lavoro unico, un segnale di unità e infatti è stato votato all'unanimità. È stata una soluzione di buonsenso che chiede da una parte al governo il prolungamento della validità della graduatoria e dall'altra un impegno della Regione Toscana a far scorrere quella graduatoria al posto di utilizzare personale attraverso il ricorso al lavoro interinale. Quindi si spera in una soluzione positiva a livello proprio pratico per questi lavoratori che hanno vinto un concorso e sono in graduatoria. Quindi un ringraziamento a tutte le forze politiche per il senso di responsabilità che oggi hanno dimostrato e ovviamente anche noi del Movimento 5 Stelle abbiamo sottoscritto la mozione. Nello spazio espositivo Ciampi a Palazzo del Pegaso a Firenze si è tenuta una giornata di riflessione sul tema dell'accesso alle terapie innovative grazie a un convegno promosso da Motore Sanità con il contributo del Consiglio regionale della Toscana, un tema fondamentale soprattutto per quanto riguarda l'oncologia. Tutti i cittadini, ovunque si vivano, hanno il diritto di accedere alla stessa qualità e accessibilità in termini di servizi sociosanitari, senza differenze tra chi abita nelle città più grandi e chi vive nei piccoli borghi o nelle aree più periferiche rispetto ai grandi centri. È necessario investire sempre in innovazione in sanità, perché o la politica ha la capacità di conoscere qual è la strada del progresso, qual è la roadmap tracciata, oppure si resta indietro e si subiscono tutti i cambiamenti. Noi abbiamo lanciato gli stati generali della salute con il compito di ascoltare e poi di dare risposte concrete. È un percorso iniziato, avviato, che sta andando avanti velocemente e abbiamo la necessità sempre più di investire in sanità innovativa. È la sfida del futuro, ma anche la sfida del presente. Il tema dell'innovazione nella sanità è fondamentale. Sì, assolutamente. È importante intanto che qui si faccia una discussione sul tema dell'accesso alle terapie innovative. La Toscana ha un modello importante che permette di far arrivare nella clinica con un anno quasi prima rispetto a altre regioni i farmaci innovativi. Ovviamente il tema dell'accesso poi è il tema della sostenibilità economica, dell'accesso a tutti i cittadini, del sostegno alla ricerca, insomma sono tanti temi collegati che però sono di estrema attualità, perché per fortuna la ricerca metterà in commercio tanti farmaci nuovi e quindi per molti cittadini poterla avere a distanza di qualche mese prima o qualche mese dopo può voler dire la vita o la morte, quindi oggettivamente è uno dei temi più seri che noi abbiamo di fronte, e poi anche perché alcuni di questi farmaci riescono a eradicare alcune patologie, quindi anche questo è un tema rilevante anche per l'organizzazione sanitaria. La medicina comunque sia avrà uno sviluppo, l'ho avuto negli anni passati, l'ho avuto nei secoli passati, lo avrà adesso con una velocità superiore. La politica non deve fare da freno, non deve fare da zavorra, perché comunque o gli sta dietro oppure ne perderemo la conoscenza. Quell'innovazione che apparentemente sembra una spesa, perché chiaramente dobbiamo sostenere la ricerca in maniera importante, in realtà è un investimento sul futuro dei cittadini ed è un investimento che alla fine porta anche un'economicità, cioè un ritorno piuttosto forte. Anna Maria Parente, presidente della Commissione Sanità del Senato nella 18ª legislatura, ha spiegato come ci si trovi di fronte a una situazione paradossale. Ci sono tantissimi farmaci nuovi, soprattutto oncologici, che rendono la vita più facile ai malati e molte volte non c'è un accesso facile. Quali sono le strade per rendere accessibili i farmaci e soprattutto a tutti?
su tutto il territorio nazionale, no? Qui in Toscana vediamo un po' quali buone pratiche ci sono per riportarle anche a livello nazionale. Noi come legislatori nazionali abbiamo avuto la possibilità di decidere un fondo sui farmaci innovativi, quindi diciamo questo denaro è oltre le risorse regionali, quindi dobbiamo capire dove si inceppa il meccanismo, il processo e come agevolarlo per il bene della salute dei nostri cittadini. Nella sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso a Firenze ha avuto luogo la presentazione dell'incerto destino dell'uomo planetario, fra guerra e pace, fra oppressione e libertà, ultimo numero edito della rivista Testimonianze, che raccoglie gli atti del convegno Se vuoi la pace, prepara la pace 2022, dedicato a Ernesto Balducci nel centenario della sua nascita e realizzato in collaborazione con il Consiglio regionale nell'ambito della legge che ha promosso iniziative per ricordare le figure dei grandi toscani. Sono davvero felice e anche un po' emozionato di poter presentare i lavori che abbiamo portato avanti insieme a Testimonianze sulla figura di padre Ernesto Balducci. Sono stati dei momenti importanti di confronto, di dialogo interreligioso, che sono venute in un tempo difficile, in un tempo in cui la guerra ha toccato di nuovo il cuore dell'Europa. E quelle parole, quasi una profezia di padre Ernesto Balducci, un impegno per la pace, richiede che ognuno di noi faccia la sua parte. E questi scritti, che servono anche per andare nelle scuole, per parlare alle ragazze e ai ragazzi, sono per me di fondamentale importanza. E il messaggio che arriva oggi è ancora più forte. È necessario che ognuno dei popoli lavori per arrivare alla pace, non solo l'Ucraina, che ha subito un'ingiusta, violenta invasione da parte della Russia, ma anche l'Europa, l'America, la Cina. Ognuno deve fare la sua parte per arrivare alla pace. Nel percorso di pace, due i punti evidenziati da Vanino Chiti, ex vicepresidente del Senato ed ex presidente della Regione Toscana. Io penso in questi giorni molto al tema della guerra, che continua dopo un anno, alla lezione che hanno dato padre Balducci o don Milani, che ha dato il sindaco Lapira. E mi chiedo due cose, penso che si possa appunto collegare questa riflessione su ieri alle priorità dell'oggi. Perché le città sono afone? Si possono avere differenze di valutazioni, se era giusto o non era giusto, fino a quando le armi... Un'altra questione però. Si può trovare l'unità attorno alla richiesta di un cessate il fuoco, che è la condizione necessaria, indispensabile per poter costruire la pace? E l'altra questione, lo dico con sincerità, io sono fortemente critico e amareggiato per la decisione che ha preso in questi giorni il Parlamento europeo. Ma come si può decidere, o meglio, decidere poi non è l'ultima parola, ma richiedere, ammettere, dare il via libera che i fondi del PNRR siano utilizzati per gli armamenti? Non è questa la direzione. Se si va in questa direzione, il futuro del mondo planetario e dell'umanità in questo mondo non sarebbe positivo, però è nelle nostre mani e dobbiamo agire e operare perché invece il futuro sia degno e positivo. Il direttore della rivista Testimonianze, Severino Saccardi, già consigliere regionale, ha ricordato che durante il convegno si è parlato di diritti umani, armamenti e immigrati, tutti temi che sono all'ordine del giorno anche dell'oggi e per affrontare i quali si riconferma sempre attuale la lezione di padre Balducci. Un percorso che ha inserito anche formalmente e ufficialmente Ernesto Balducci nell'elenco dei grandi toscani, ma soprattutto siamo a ripensare all'attualità di una lezione e anche oggi siamo certamente a ringraziare il Consiglio regionale per quello che abbiamo fatto, a ripercorrere insieme un cammino e a aprirne un altro, perché quest'anno poi è il centenario di Don Lorenzo Milani, che è un altro grande riferimento a cui ci possiamo richiamare, su cui anche la nostra rivista sta già lavorando, ma soprattutto perché questi temi sono i temi dei nostri tempi. Ecco, e allora quelli come Milani e Balducci non ci hanno consegnato delle formule o delle ricette già pronte, non c'è una vulgata da riprendere, c'è una lezione di fondo, cioè quella di misurarsi con la ragione critica, con il nostro mondo, che è il mondo della complessità, che è
come recita il titolo, un destino incerto dell'uomo planetario, che ha di fronte a sé le strade della pace e della guerra, dell'oppressione e della libertà, e tutto è riconsegnato, come loro ci hanno insegnato, alle scelte che l'umanità, le istituzioni, i responsabili di questo mondo faranno.